Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale YouTube, sono in compagnia di Laura. Ciao. Oggi proseguiamo con i gameplay dedicati a manga e anime, questa volta gioco del Famicom dedicato a Sanpei. Tsurikichi Sanpei, come si può vedere, ragazzo pescatore dell'88. Partiamo. No, qui ci fa subito inserire il nome, penso, beh, proviamo a mettere Sanpei. No, hai messo la R. Ah, ho messo la R, giusto. Allora, aspettate. Ah, Sanpei. A posto. Finito, Owari, credo. Giusto? Sì, sì, sì. Ok, Sanpei. Fatto il nome sulla barca. Giorno 1. Ah, questo si riferisce al quando vanno a pescare, credo, il marlin, insomma, credo negli Stati Uniti, come si può vedere. Ah. C'è marlin da una parte, qui ci sono queste zone. Questa, ah, qui vedi, forse c'è questo pezzo col pesce. Qua. Proviamo. Ecco qui, vediamo la canna, non so bene. Ah, qui c'è anche Sanpei Huraito. Non lo so, magari ti devi spostare in base se trovi un pesce. Io vedo che la canna sta pendendo a sinistra, forse ci dobbiamo spostare. Sì, proviamo. Sì, le cose di più. Ah, così si ricosa, si ritorna indietro. Ah! Rain, ok, con select ci sono i comandi. Sì. 80 point. Oh, prendiamo fondo. 80. Sì. 80. Fondo. Con il nocevo. Boh, messo il primo. Rain da 80. Forse questa sarà l'esca. Probabilmente. Getto. Sì. Ok. Vediamo se succede qualcosa. Sanpei è apparso Pioshin a darci consigli, però appunto non sta succedendo niente. Il tempo passa intanto in alto. Sì. Prova a selezionare. Fai questo ESA. Ritorna su select. Sì. E fai quello sotto, visto che ce lo dice sì. Lui. E poi, forse questo. Sì, va. Ha boccato, ha boccato! Ah. No, mamma mia, bellissimo! E c'è anche quell'omino che era con lui nella barca. Oh, guarda, il mare ha iniziato a muoversi più forte. Eh sì. Oh, io penso che la cosa la debba tirare di qua, credo. Oh. 86. Non dovresti tirare dal lato opposto. Eh sì, infatti. Dai. Ma mi sa che sta prendendo filo lui, io credo. Ai. Mamma mia. Shikari. Ah, Gambare Sanpei. Penso di sì. Sì. Gambare Sanpei. Ovvero, insomma, metticela tutta. Forza. Sanpei boy. ma qui mi sta prendendo parecchio filo. Ah, ecco. Oh, vai. Ah, accidenti. Questi perché forse aveva smesso di tirare in quel momento.
Vai, 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 vai. Eccoci. Dai, dai che è diventato rosso. No, mi sa che l'abbiamo perso. Ma no. No. Mamma mia. E niente, si torna a pescare. Beh, adesso prova te. Sì. Allora, qua vediamo un po'. Sì, sì. Ah, no, aspetta, ho sbagliato. No, no, tranquillo. È con start. Ah, sempre. Sì, sì. Allora. Dai. Vediamo. Boh, proviamo la seconda. No, la prima, dai. Sì. Boh, così. E niente, aspettiamo. Che penso per recuperare bisogna premere la freccia giù. Ah. Però penso, cioè quando praticamente le due freccettine si staccano, credo di aver capito, quando diventano rosse devi lasciare la freccia in giù. Sì. Cioè non la devi più premere perché sennò si rompe il filo, a quanto capì. No, beh, comunque è bellissimo. Sì, un po'... Vabbè, ma ora... Ah, ecco, ecco. Ecco, quindi devo premere qua, sì, questo? Il giù, la freccia giù. Ecco, esatto. Se in continuazione anche la freccia giù? Io penso di sì. Ottieni la premuta pigiata e però questo qua, guarda tesoro, è quello lì. In continuazione, cioè... Sì, penso in continuazione. Ma parte che senza fede, qui... Sì, sì, perché vedi, stai recuperando il filo, ora non ti ha preso tanto, vedi? Sì. Brava, brava. Sì, no, perché c'è il tizio che appunto ci dà dei consigli, ma per il resto non so se magari sì, c'era il manuale di istruzioni che ti diceva come fare, perché sennò... Ora sta andando bene, perché vedi, sì, stai recuperando il filo piano piano. Brava. Ci siamo quasi. Vai, ce l'abbiamo fatta forse. Eccolo. Ma eccolo cosa? L'abbiamo pescato? Io penso di sì. E secondo me l'abbiamo portato via il filo nel senso pesce. No, 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 perché era finito il filo. Ma... sì, sì, sì. Aspetta. Proviamo a cambiare zona, se sì. No. Ma qui c'è sempre un pesce. Un... Vabbè, lo lasciamo stare. Oh, qua. Aspetta, riprovo. Lascio. Cazzo. Vai, proviamo così. Vediamo se Pioshin ci dà qualche consiglio. Dice sempre le stesse cose, non è che... Io intanto dico una piccola curiosità, sì, ovvero che noi non dovevamo fare sanpei. Non dovevamo fare sanpei. Avevamo sorteggiato come l'altra volta uno dei giochi a caso, sì, sì, ed sì, era uscito in realtà Yu Yu Hakusho. Esatto. E avevamo iniziato a giocare, ma proprio dopo neanche 10 secondi, allora abbiamo appunto, funzionavano i comandi perché comunque saltavamo i testi e compagnia bella, e solo che arrivati poco prima del combattimento, qualsiasi tasto cliccassimo, insomma, sì, non partiva, sì. E quindi non so se era proprio il gioco o che altro, quindi niente, l'abbiamo lasciato stare, abbiamo scelto Sanpei al suo posto. Che sì, diciamo che l'esperto in questione è Marco. Sono io l'esperto di pesca, però... No, io dicevo di Sanpei, che sì, l'hai visto... Sì, sì, io Sanpei l'anime l'ho visto tutto, ho i 5 volumi della Star Comic, 5-6 volumi, insomma, quelli lì. No, anzi, 4 volumi. Vabbè, comunque trovate il video sul canale nel caso. Sì, poi anche per carità di pesca, è pescato. Sì, 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 sì. No, essere molto molto carino, però il problema appunto è che bisogna prenderci la mano. Sì, diciamo che appena... Per carità, secondo me è anche un po' monotono perché sei lì che sta... Ok, devi per aspettare. Carità, Senpei è insomma basato sulla pesca, però... Insomma... Ah, ecco.
Adesso è tornato lui. E quindi? Boh, era venuto quello. Boh, proviamo un 50. E proviamo l'ultimo, per vedere se appare qualcosa. Diciamo che non è chissà quanto movimentato il gioco. No. Non so, forse potevano fare un gameplay un pochino più dinamico. Che magari, piccolo spoiler, un gioco dinamico arriverà poi nel prossimo. Lascia stare, io dicevo proprio questo, potevano migliorare un po'. Questo sicuramente. Il metodo di cattura, no, per carità, ok che uno quando piglia il pesce sta lì coi tasti, però per il resto stai lì a... Ok, che per carità non è tanto magari diverso dal pescare, sì, veramente, però... A questo punto cambio zona e vado qui, perché lì non succedeva niente. Dai, mettiamo questa. No, più che altro poi c'è anche poca scelta a livello di tasti, cioè sono sempre i soliti tre tasti, non che magari cambi zona, o per carità, magari finito tutto sto tratto poi si va in un altro posto e ci sono altre cose, c'è più variazioni, perché se tutto il gioco è così, veramente. Preso un pesce come averne presi 3.000. Ma vediamo se cambia qualcosa più che altro. Ecco, fai così e rifai quello di prima a sto punto. Che prima ti era uscito il pesce. E fai ESA. No. E fai l'ultimo. Poi boh. Vedi, è comparso. Sanpei. Oh no, è andata. Cancel. No. No, aspetta, se no si fa una cosa. Si ritorna dove sera. Ovvero qui. E si rimette le impostazioni come prima. Sì. Qua di sicuro ci esce. Ma gli unici due che hanno abboccato erano qua, quindi vediamo. Riusciremo a catturare un pesce? Riusciremo a pescare qualcosa? E niente, per il resto non è che ci sia tanto da dire sul gioco, perché no, gioco di pesca, però appunto lo potevano fare un pochino più movimentato. No, sì, più che altro perché almeno cambiasse un po' lo sfondo da punto a punto, cioè proprio non è che ci sia tanto da... molto... Viene da addormentarsi qua, veramente. No, beh, però voglio dire, magari potevano, non lo so, fare un leggero cambio di sfondo, magari mettevano, che ne so, in una zona... No, oddio, no, adesso devo ricontrollare se cambiamo parte, se magari si vedono invece che quelle due... Beh, io ricambio zona perché non abbocca niente. Qua! Vai? Ok? Sì, vabbè, qua si vedono sempre quelle due cose, comunque sì. Vediamo. Ah no, ok. Niente. No, ero uscito io per sbaglio. Ok. Poi per carità, appena vedi che... Cioè, ci prendiamo la mano, magari diventa sempre più bellino. Sì, anche, quello sì, beh.
ovviamente ora ecco, era giusto questa serie di gameplay, è giusto appunto per mostrarli. Sì. Se riusciremo mai a prendere qualcosa. Non abbocca niente. Fa provare a me? Sì. Beh, comunque la pesca è aspettata. Sì, ok, però penso che pescare davvero sia un pochino più... Beh, certo. Insomma. Non lo so, potevano mettere due cose in più, magari far vedere due pesci sullo sfondo, due personaggi in più che ti dicevano. Magari anche una selezione delle esche, qualche cosina. Non lo so, se magari è finito il primo giorno... Si movimenta un po' la questione. Sì, non lo so, magari ci mettono un po' di storia, spero. Sì. Spero che ci sia, se no se è solo lui per tutto il gioco. Sai, la storia è incentrata su questo torneo che fa. Lo so, però mettici due personaggi che parlano un po', sì, giusto, sì, per sì. Dare un fingere che tu stia andando avanti nel gioco. Pescare il marlin enorme. Che poi appunto quanto aveva? 100 episodi? Sì, però questa parte del coso è incentrato su quel mare. Sì, enorme, ma io dico, voglio dire, del diavolo. Sì, ma io voglio dire, 100 episodi, qualcosa succede comunque. È tornato. Ma? Aspetta però, voglio provare a fare una cosa. Ma io... Se noi andiamo in una zona dove non c'è nulla... No, non ci conviene. Ma... Ma tu non ci avevi già giocato? Sì, l'avevo provato, ma molto velocemente per vedere com'era. Vabbè, proviamo un'ultima volta, se no. Sì, proviamo, se no direi di dare appuntamento col prossimo video gameplay. Vediamo se succede qualcosa. No. Ci dispiace non aver insomma, dato una panoramica completa del gioco. Sì, penso che questo sia il contenuto principale. Questo basta e avanza, mi sa. Comunque diteci le vostre impressioni sul gioco, se per caso qualcuno l'aveva mai provato in vita sua. Cosa ne pensa, queste cose qui, insomma. Beh, che dire ragazzi, qui da Sanpei, Pioshi, nell'uomo lì della nave, è tutto. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate o condividete, se volete iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!